Sono pochissimi giorni alla conclusione del tempo della Pasqua. Godiamoci della nostra fede, della certezza di Cristo risorto. È quanto facile festeggiare la Pasqua e dopo Pasquetta dimenticarsi della roccia della nostra fede. Se Cristo non è risorto, noi non siamo qui, ma Cristo è risorto. Questa è la certezza della nostra fede e noi abbiamo bisogno di essere riscaldati dallo Spirito Santo che sta avvicinarsi nella Pentecoste per scendere ancora sopra di noi, riscaldarci da questa certezza che Cristo è risorto, vivere la nostra giornata, i nostri impegni alla luce della risurrezione, alla luce di questa luce luminosa, alla luce di queste ferite che sono state fatte per ciascuno di noi. Se ci riflettiamo, carissimi fratelli e sorelle, veramente saremo commossi e piangeremo a calde lacrime, a calde lacrime. Ma il mondo ci impedisce ogni giorno questa riflessione, questa contemplazione, questa consapevolezza, perché il mondo, quello del peccato, della carne, proprio cerca di distoglierci da questa riflessione, da questa contemplazione e adorazione delle piaghe di Cristo. Quante omelie Papa Francesco ha dedicato a queste piaghe di Cristo. Sono rimaste. Noi cerchiamo di coprire le nostre ferite, ma lui no. Ad un paralitico, ad un handicappato che non poteva camminare, e lui, dopo l'ha guarito, disse: prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua. E quello poteva dire: Signore, a che cosa mi serve questo lettuccio? Non mi serve più? Io sono guarito. Ricordati che prima eri diverso. E noi dobbiamo, aiutiamoci a vicenda, non dimentichiamo le meraviglie della risurrezione. E oggi il Signore ci chiede ancora una volta di accoglierlo nella nostra vita. Voglio dimorare in te. Cosa vuol dire questo? Che questo Gesù è senza casa, ma era sempre senza casa. Vi ricordate i Vangeli dell'infanzia, del Natale? È venuto, nato, è andato a trovare un alloggio, ma non hanno accolto. Hanno dovuto fuggire perché non ha trovato la casa. Ma non è la casa, non è un albergo che lui ha bisogno. Ha bisogno dentro di me, ha bisogno della mia vita. Ha bisogno proprio di questo. Santa Faustina Kowalska ha scritto: non eravamo necessari per la tua felicità, Signore, ma tu, Signore, vuoi condividere con noi peccatori la tua felicità. L'amore di Gesù è passione, sì. Ricordatevi questo. L'amore è passione. Ma quale passione?
non sentimentale, non passione carnale, quello passa. L'amore che noi abbiamo contemplato nel tempo di Quaresima, questo amore si è lasciato ferire, questo amore è salito sulla croce ed è rimasto sulla croce, non è sceso dalla croce. E quell'amore della croce ha gridato: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quell'amore ferito si è riversato verso di noi come sorgente di misericordia, sangue e acqua. Così ha commentato questo Papa Emerito Benedetto XVI. L'amore ferito. Gesù cerca in noi casa. Cosa troverà in me? Ognuno nel proprio stato di laico, di sacerdote consacrato o di una persona lontana può farsi questa domanda: Tu, Signore, non ti disgusti di entrare nella mia vita sporca? Non ti disgusti? Può darsi che il Signore troverà dentro di noi deserto, niente, terra arida, potrebbe essere. Forse ti spaventi di questo, del suo bussare alla tua vita. Io, ognuno di noi potrebbe dire: ma io non ho niente, non ho virtù, non ho meriti particolari, non ho ricchezze spirituali. Allora, Signore, che cosa posso dirti e offrirti? Una sola cosa: il tuo eccomi. Eccomi, Signore, sono così. Così ha fatto la Samaritana presso il pozzo, voi conoscete questo pezzo del Vangelo di Giovanni, capitolo 4. Questa donna peccatrice, a mezzogiorno ha incontrato Gesù presso il pozzo e poi è diventata la grande apostola. Gesù gli ha detto: se tu vuoi, io ti posso dare quell'acqua che tu cerchi, però l'acqua che tu prendi ti basterà per poche ore, poi finisce. L'acqua che io ti darò ti basterà per la vita eterna. E lei ha esclamato: dammi di quest'acqua. A Gesù bastava questo, questa risposta, questo desiderio del suo cuore: dammi, Signore. Da noi deve partire questo eccomi, questo sì. E il Signore entrerà nella tua vita. Santa Faustina Kowalska ancora ha detto: non ho mai cercato Dio in una imprecisata lontananza, ma ho cercato Dio nel mio intimo. Il mio cuore è un tabernacolo vivente nel quale si conserva l'ostia viva. Se prendiamo la consapevolezza che Dio può entrare dentro di me, che io posso essere portatore di Dio per gli altri, portatore dei suoi pensieri, della sua benedizione, questo vuol dire che devi pensare a Lui in ogni momento della tua giornata, devi parlargli in ogni momento della giornata. Non ti scordare che sei cristiano. E oggi con Giovanni Paolo II vorrei
che lui senta questa voce anche da questa sua Chiesa, l'Europa. Non ti dimenticare che sei cristiana, che hai le radici cristiane. Non ti dimenticare di questo. Non essere Giuda. Dobbiamo ascoltare la voce del Signore, la voce della nostra fede, la voce della nostra vocazione cristiana. Dobbiamo sostare qualche minuto almeno con il Signore nel nostro silenzio. Non sempre abbiamo tempo di venire qui come oggi siete qui, ma noi possiamo stare con Lui nel nostro posto di lavoro, di famiglia, in tutti i luoghi, di mare e di monti. Siamo nel mese di maggio, particolarmente pensiamo alle apparizioni della Madonna di Fatima, quando Lucia tornava dalla chiesa per trovare la sua Giacinta malata. Giacinta fece domanda: hai fatto, Lucia, la comunione? Sì, oggi ho fatto la comunione. Allora la malata Giacinta diceva a Lucia: vieni qui, molto vicino a me, perché tu hai nel tuo cuore Gesù. Che meraviglioso! Tu hai nel cuore, tu sei tabernacolo. E quando hanno chiesto a Madre Teresa di Calcutta, oggi santa: madre, come fa ad aprire voi poveri in tutto il mondo le case? Lei ha detto: noi non apriamo le case, noi apriamo i tabernacoli. Noi apriamo i tabernacoli. E disse: prima di andare per le strade ad accudire i malati, i moribondi, noi prima ci inginocchiamo davanti al tabernacolo. È una grandissima lezione. Ricordiamoci, carissimi fratelli e sorelle, che ognuno di noi può essere una continua liturgia dentro di noi, nella nostra vita. Ognuno di noi, finché non siamo con il Signore, noi non abbiamo la pace. E di quella pace che il Signore oggi ci ha parlato a poco della discesa dello Spirito Santo a Pentecoste: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come quella che va da il mondo. Ecco, l'Eucaristia, alla quale partecipiamo anche questa sera, è il dono della pace. Di quella pace si parla tante volte nell'Eucaristia, prima della comunione: vi do la mia pace. E la pace sia con voi, inizia questa Eucaristia, perché la pace è il dono di Cristo, la pace è il dono della divina misericordia. La pace è l'annuncio che il cielo rivolge a ciascuno di noi. E Gesù disse a Faustina Kowalska: l'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla mia misericordia. Quanti di noi hanno problemi di ogni genere, problemi di vita morale, di vita economica, problemi economici? Quanti di noi problemi della pastorale? Ma tanti. Ecco, scopriamo, ascoltando la parola di Dio, obbedendo a questa parola,
che la nostra vita può essere completamente cambiata. Possiamo vivere nella pace, anche se portiamo grandi dolori, grandi pesi della croce. Regina della pace, così la invochiamo ogni giorno in questo mese di maggio. Regina della pace, ci aiuta lei, cari fratelli, a scoprire le meraviglie che Dio può e potrà compiere in ciascuno di noi.